Salve, bentornati su GameHug. Oggi andremo a vedere un'altra delle modalità multigiocatore, ovvero eliminazione confermata. Su eliminazione confermata non ci gioca tantissima gente. Di solito giocano eliminazione a squadre oppure a tombe e giardini. Eliminazione confermata è come eliminazione a squadre, solo che per acquisire il punto bisogna, dopo aver ucciso il nemico, anche con la mastica zombie, questa cosa va sempre fatta, bisogna dire, vedete come ha fatto questo, sul corpo del nemico, che rilascia una sfera. Quella verde è quella delle piante e quella viola è quella degli zombie, pure se cambiamo la fazione le vedremo sempre dello stesso colore, non è come quando ci sta l'indicatore blu o rosso su COD che cambia a seconda della, cioè che ad esempio vediamo sempre rossi i nemici, ma qua vediamo sempre viola gli zombie e sempre verde le piante. E visto che funziona con le sfere, non ci sta, ecco che cavolo, visto che funziona con le sfere non ci sta il fatto di riprendersi i punti, di rubargli all'altra squadra quando si fa una rianimazione. E però si può rubare, diciamo, l'uccisione se prendiamo la sfera dei nostri alleati che sono morti e prima che la prenda un nemico. Comunque è una partita lunghissima che non finisce più, quindi non ve la consiglio per niente, almeno non su PlayStation 4. Quello che c'era da dire su eliminazione confermata l'ho detto, lasciate un bel like qua sotto, commentate, iscrivetevi e al prossimo video.